l'Europa non può non pensarsi con l'Africa. Lo è storicamente per le eredità di tutto i regimi coloniali, ma lo è anche, se vogliamo, geograficamente, lo è come un reciproco legame che può essere vissuto in maniera subito, oppure al contrario pensato come appunto un orizzonte comune. Siccome questo però richiede identità, visione, e purtroppo l'idea, anzi, che non abbiamo niente a che vedere con l'Africa e che il destino dell'Europa, paradossalmente per alcuni, è proprio se si riesce, diciamo, a dividere dall'Africa, pensiamo alla tentazione di fare del Mediterraneo una diga piuttosto che un luogo di incontro. Ma credo che non c'è futuro così, cioè, in effetti il destino è comune, questo però ci sfida ad avere una maggiore visione per il nostro futuro e per il futuro dell'Africa. L'Africa ha molte difficoltà evidenti, ma le difficoltà, anche che sono in parte anche frutto di tanta della storia e quindi anche frutto di tanti errori o di tanto sfruttamento, certamente non solo, ma anche questo, richiede una conoscenza, un legame, una continuità, richiede un investimento culturale, richiede anche degli strumenti, anche di carattere economico. E solo che tutto questo l'Europa non sembra essere interessata a pensarli, quindi ti dico che in realtà non ci sia tanto questa consapevolezza di un destino comune. L'esempio della Comunità di Sant'Egidio, appunto, di cui faccio parte, dimostra che delle realtà non governamentali, non governative, non istituzionali, possono rappresentare dei punti di svolta decisivi per, diciamo, per la diplomazia ufficiale. Quindi in particolare l'accordo di pace per il Mozambico, se vogliamo l'esempio più compiuto, poi dopo questo ci sono tuttora anche tante iniziative di pace per tante situazioni che richiedono delle risposte molto diverse, non c'è un'unica formula, ma sempre una presenza che crediamo ha qualcosa da dare, da costruire nella ricerca di soluzioni ai conflitti. Nel 1984 conoscevo l'Egemilia per motivi del Mozambico, avevamo mandato dei primi aiuti in Mozambico, arrivando in Mozambico l'Italia equivaleva alla Egemilia, per cui è stata tra le prime realtà che abbiamo conosciuto. Conosciamo appunto l'allora assessore al bilancio e alla solidarietà internazionale, e ci invitò a Ravenna per la partenza di una nave che doveva toccare, se non sbaglio, Tanzania e poi dopo appunto Mozambico e Sudafrica. E condividevamo soprattutto l'idea della solidarietà, cioè di un incontro, di un legame con il paese che fosse, che coinvolgesse anche la gente, che significasse un impegno anche molto pratico di tanti, come era la solidarietà per la comunità di Sant'Egidio, che facevamo tutti quanti le persone per l'aiuto al Mozambico, e così mi sembra che sia stato per in quegli anni anche una stagione indubbiamente particolare per Reggio Emilia. E da allora poi mantengono sempre un legame, e credo che sia, sono passati appunto 30 anni dall'84, credo che quella stagione indubbiamente irripetibile però ha ancora molto da dire in una stagione in cui di solidarietà si parla troppo poco, e di cui invece c'era ancora forse più bisogno di allora. Una cosa che ci univa tanto era proprio l'idea di una solidarietà, si sarebbe detto allora, popolare, cioè che non è una scelta di uffici,
diciamo degli addetti ai lavori, ma esprimeva un'attenzione, una sensibilità e allo stesso tempo favoriva che questa sensibilità crescesse e coinvolgesse tanti. Mi sembra che questa era l'intuizione anche di Soncini e di quanti ovviamente condividevano. Lui rappresentava anche una scelta ovviamente molto più diffusa, e questo è stato anche molto vero per noi, per la comunità che coinvolgeva, so, dagli anziani ai ragazzi della periferia, ai ragazzini noi la comunità fa ancora molte scuole di appoggio scolastico con le fasce meno. Più a rischio della periferia, ed era commovente ripensarlo come per un ragazzino delle Primavalle, del Tufello, delle borgate di Roma, il Mozambico era importantissimo perché l'abbiamo aiutati, perché poi c'era il riscontro di questo, legami, gemellaggi tra le varie scuole, eccetera. Quindi questa dimensione. Credo che oggi, una dimensione che manca molto, in realtà siamo curiosamente più provinciali oggi, più chiusi, più diffidenti, e credo che la solidarietà faccia bene a tutti, fa bene a chi ne ha bisogno e fa bene anche a chi la pratica, perché in realtà ci aiuta a vivere meglio, impedisce di vivere in quella che, sempre per usare espressioni di Papa Francesco, in quella bolla di sapone nella quale alla fine non ci rendiamo più conto né di chi siamo né di chi sono. Ma la solidarietà non è asettica, vuol dire storie, conoscenze, legami, amicizie, ecco, entrare in delle situazioni concrete. E allora Reggio Emilia, che in fondo credo che ha acquisito un'importanza, una sensibilità per cui è meno provinciale, è più ha una dimensione molto più larga, e credo che questo è qualcosa che ancora oggi è una sfida, perché altrimenti subiamo la globalizzazione e siamo molto più globalizzati e più provinciali.